Cangini, è iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Da diversi mesi il tema del DDL Zan tiene banco nei dibattiti televisivi, nelle piazze, nelle nostre caselle di posta elettronica. Siamo stati bombardati incessantemente da propaganda che pone in evidenza una sola versione dei fatti e una sola visione. I giornali e le televisioni si sono alternati nel dipingere tutti coloro che non sono a favore di questo disegno di legge come retrogradi, omofobi, razzisti e chi più ne ha più ne metta, come se improvvisamente i diritti civili non facessero già parte della nostra società. È doveroso mettere in ordine davanti a tanta demagogia perché oggi ci troviamo a discutere un testo totalmente ideologizzato, voluto da chi pensa che debba prevalere tutto ciò che è minoritario, a discapito della maggioranza silenziosa. Iniziamo con il dire che il nostro sistema sanziona i delitti contro la vita. Abbiamo l'articolo 575, l'incolumità della persona, il 581, l'onore e la diffamazione, la libertà personale o la violenza sessuale, la minaccia, gli atti persecutori. Per questo parlo di elettorato disinformato. Alla Camera si è di fatto ritenuto che i principi della nostra Costituzione non andassero più bene e si è voluto approvare una legge che introduce la tutela di un concetto ideologico, quello del gender, distinto e sovrapposto a quello del sesso biologico. Un DDL che vorrebbe introdurre sanzioni penali e persino pene accessorie, vale a dire rieducative, da scontare in istituzioni e associazioni che si occupano delle tematiche relative al disegno di legge, per chiunque osi o sembri affermare che la natura è quella di maschio e femmina. Un DDL che introduce una giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, in occasione della quale le scuole provvedono alle attività anch'esse di promozione ed educative. E avete stanziato a favore delle associazioni LGBT 4 milioni di euro. Basterebbe informare correttamente gli italiani di queste vostre intenzioni per sollevare uno scontro ideologico senza precedenti, ed è forse quello a cui state puntando. Attenzione, perché state dando vita ad un clima di scontro ideologico che ha un inizio ma non ha una fine, e di questo siete responsabili. Se volessi essere provocatoria o ironica, vorrei sapere cosa pensereste se vi fosse proposto di istituire anche una giornata contro l'eterofobia o per l'orgoglio etero. Chissà dove andremmo a finire. Ma andiamo per favore a valutare le questioni serie, pratiche, che interessano gli italiani e vi chiedo: il DDL Zan potrà impedire o limitare molestie, insulti o violenze? Non necessariamente, perché il nostro codice penale già punisce insulti, molestie o violenze, senza distinzioni di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinione politica. Vi voglio ricordare che la Lega ha già proposto di inasprire le pene che già ci sono, ma avete detto di no. Anche questo dovete dire agli italiani. Il vostro DDL servirà a dare diritti fondamentali alle persone omosessuali, trans, eccetera? No, perché oggi ci sono già riconosciute le unioni civili senza distinzioni dalla legge Cirinnà, con gli stessi diritti del matrimonio. Vediamo e diciamo agli italiani, compresi i vari influencer che tanto amano creare scontri ideologici, quali sono le conseguenze di questo disegno di legge, così come è scritto e proposto. Impedire la libertà di parola perché ogni posizione diversa potrebbe essere considerata un probabile incitamento alla discriminazione. Cancellare il termine padre e madre sostituendole con genitore 1 e genitore 2. Imporre l'ideologia gender nelle scuole sarà obbligatorio.
lo ripeto, obbligatorio per tutti i bambini apprendere che non ci sono solo maschi e femmine, ma decine di altre possibilità e che sposare un uomo o una donna è perfettamente uguale e i bimbi nascono anche da due padri o da due madri. Si chiede da anni di insegnare l'intelligenza emotiva nelle scuole e noi rispondiamo istituendo un obbligo allucinante come questo. È chiaro che questo DDL è l'anteprima della vostra vera intenzione, che è arrivare a promuovere l'utero in affitto. Diversamente avreste accettato la mediazione proposta che mirava a punire veramente le discriminazioni, modificando come proposto gli articoli 1, 4 e 7. Le vostre vere intenzioni sono altre. Oggi ci sono molti esempi di celebri coppie omosessuali che fanno figli attraverso l'utero in affitto. Una volta approvata la legge sarà facile accusare di discriminazione chi è contrario a tale pratica, che di fatto incoraggia la mercificazione di madri che portano avanti la gravidanza ad uso e consumo della coppia di turno. Per molti anni della mia vita ho pensato che non avrei avuto dei figli, ma quando poi capita questa fortuna, comprendi che non stai soddisfando una tua necessità, un tuo egoismo, realizzi che si tratta di un dono della natura e non ho mai pensato di soddisfare un mio bisogno di maternità. Non ho mai pensato di andare in una clinica in America, di farmi dare un catalogo e di scegliere se il padre di mio figlio doveva essere alto, basso, biondo, moro o quale dovesse essere il suo QI. Non ho mai pensato di contattare una donna, magari casualmente in un momento di difficoltà economica, e di farle affittare il suo utero per impiantare il mio ovulo, mio figlio. Ognuno può vivere la propria sessualità e i propri sentimenti come meglio crede, ma quando parliamo di azioni che ricadono sulla vita di altri, di scelte che ricadono inevitabilmente sul futuro di neonati e bambini che non possono opporsi, non è accettabile. Noi abbiamo l'obbligo morale di tutelarli anche per il futuro. È immorale approfittare delle difficoltà di una madre per affittare il suo utero per generare un figlio altrui. È una cosa che non sarebbe accettabile nemmeno nel regno animale. E quando quel bambino chiederà di sua mamma, che cosa gli verrà risposto? Tu sei un bimbo speciale, non hai una mamma, ma due papà? Oppure hai due mamme? Anzi, scusate, bisognerà rispondere hai un genitore uno e un genitore due, per essere coerenti. Meno male che la natura poi si regola e l'adolescenza presenta il conto di queste aberrazioni e sarà salatissimo sia per i malcapitati figli che per la coppia che li ha voluti. Lo Stato non può prendersi la responsabilità di tutto questo. Io voglio un mondo dove i bambini possano ancora dire mamma e papà, senza sollevare un polverone, e voglio continuare a dire che la natura ha disposto per la specie umana un padre e una madre ed esiste solo questa possibilità biologica, il resto è una manipolazione egoistica. Io non voglio che nessuno vada a scuola a dire a mio figlio che non è un maschio ma che deciderà il suo sesso in seguito. Nessuno deve permettersi di invadere la sfera educativa di mio figlio, che è disciplinata da suo padre e da sua madre. State lontani dai bambini. Voglio ricordare che l'onorevole Zan, qualche giorno fa, ha dichiarato: ci sono bambini e bambine che percepiscono un sesso diverso dal loro sesso biologico. Aiutiamo questi bambini in un percorso di transazione. Ecco la vera intenzione. Io aiuterei proprio lui a risolvere tali conflitti dentro di sé, visto che è già da tempo in età adulta. La natura fa il suo corso anche per questi dubbi, che esistono e nel processo evolutivo vanno risolvendosi. Non occorre l'aiuto di nessuno per fare ciò che la natura ha già disposto. L'unico aiuto che possiamo dare è studiare forme di sostegno psicologico e culturale per i genitori che ancora non rispettino le identità sessuali dei figli.
perché il rispetto dell'identità sessuale è un dovere ed è un percorso rivolto eventualmente ai genitori e non ai figli, ai quali pensa già la natura con la sua perfezione. Un figlio nasce dall'amore di un uomo e di una donna che decidono di donare la vita e io voglio continuare a dire tutto ciò senza essere tacciata di omofobia. È doveroso e necessario rispettare dei limiti etici che non possono essere superati dall'egoismo personale, dal narcisismo e tutto questo non ha nulla a che vedere con il doveroso rispetto dell'omosessualità e di ogni forma di legittima identità sessuale. Grazie. Grazie, senatrice Fregolent.